Salve a tutti. Allora, questo è il mio look da sto a casa di mia suocera, quindi non vi aspettate look estremi. Oggi vi introduco il video che è un po' non il riassunto, ma degli step che sono successi in questa mia vacanza in Italia, che è più un portare la nipotina dai nonni. Quindi niente, io buona visione e ci vediamo al prossimo video. E scusate per il video precedente, quello dove vi mostro il make-up insomma, la sposa, che c'è stato un problema nel montaggio video. Io non me ne sono accorta perché non li riguardo mai i video alla fine. Già non mi sopporto abbastanza quando li monto e quindi insomma è successo un problema. Chi l'ha visto fino alla fine, per fortuna pochi, perché pochi mi hanno detto che c'era questo problema, e insomma c'è stato due pezzi che si ripetono, un pezzo mancante, insomma disagio top. E proprio per questo, restando nel clima disagio, vi ricordo il gruppo Telegram, dove insomma parliamo di make-up sempre in modo, cioè make-up di noi disagiate, parliamo di disagi generali, che è un po' salve macchina, che è un po' quello che caratterizza le nostre giornate. E niente, quindi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye. Giorno 1, cioè la partenza, aeroporto, tutto molto bello, molto faigo, molto pulito, e ovviamente vabbè, le mie riprese, vi verrà un po' di mal di mare, ma insomma abbiate pazienza, si fa quel che si può e noi cerchiamo sempre di viaggiare molto leggeri per non imbarcare bagaglio, anche perché quando arrivi a Roma Fiumicino non sai mai se il bagaglio arriva o non arriva, insomma 3 ore per prenderlo. Quindi niente, e questa è una visione del nostro percorso chilometrico verso l'aereo. Allora, a differenza dell'Italia che ci stanno 54 milioni di bar ad ogni angolo, qui una volta che tu hai intrapreso la via del gate c'è la desolazione, cioè c'è sta un bar di 5 km e quindi tu te devi arrangiare, cioè capito, o ti porti il mangiare da casa come abbiamo fatto noi, ti è, oppure niente, cioè vedi, da noi ci sono tipo pizzetterie ogni 30 centimetri. Tiè, vabbè, un po' d'aerei, guarda che bellino, eh? Qui una visione del nostro parcheggio per gli aerei, insomma niente di che, niente di emozionante, ma sempre per rendervi partecipe di quello che vedo, insomma quando attendo. E poi qui una visione dall'interno, come potete vedere siamo seduti, chi gigioneggia in piedi, chi gigioneggia col telefono, e alcune picture durante, insomma si è fatta sera, stiamo per atterrare a Roma, tutto molto bello, molto faigo, e bello no? Cioè guarda che fotina. E poi il nostro viaggio, poi lì attesa della macchina, perché noi prenotiamo la macchina, e poi viaggio verso i castelli romani che ci attendono a bomba. Eccoci arrivati, guardate che bel tempo che abbiamo trovato. E qui mi ha un po' illusa, perché i primi giorni sono stati, non dico freschi, però vivibili. Invece, insomma, verso poi gli ultimi giorni è tornato il caldo mortale. E dove vado io il primo giorno? Da acqua e sapone, perché io subito, se no mi manca l'aria. E vedo cose tipo queste belle palettine che mi ricordano un po' le vibes di Blam Bunny, della nostra signora Pupa. E vedo se c'è qualche novità. Qualcosina ho preso, poi lo vedrete nel video haul di settembre. E vabbè, qui insomma controllo, faccio dei check, io sono sempre alla ricerca di cose che magari non riesco a trovare, insomma ad Amsterdam, perché comunque comprare questi brand da banco online non gliela posso fare. Poi bella oggi, molto carina anche la palettina, sì però no, bella oggi non mi ha mai dato delle good vibes, quindi lascio lì, tutto molto bello e simpatico.
Allora, giorno 2, reduci, andiamo a vedere gli animali della fattoria, giustamente, che non te li vai a vedere gli animali della fattoria, cioè, raga, io ho messo il rossetto di Rimmel che ho comprato, ma epic fail, non mi piace per niente, e poi c'è un cavallo, vediamo il cavallo, Due cavalli. due cavalli, wow, e poi parco per bambini. Cioè, voi dite, ah, fai vlog, ma che vlog devo fare? Che vado al parco con i ragazzini, poi mi arrestano, posso anche riprendere i ragazzini. Comunque, ad Ariccia stanno preparando la sagra della porchetta. Tu dirai, oh, oddio, sarebbe fantastico se ci... Questo è il punto, non so se si vede, mi sa di no. Sarebbe fantastico se tu ci parlassi della sagra della porchetta, ma non avverrà mai perché stasera c'ho una cena, domani c'ho un matrimonio e niente, la muerte. Ed ecco un po' di vista, dai, un po' di vista di Ariccia, dei castelli, che bella, dai, che bella. Su, la porchetta, tutto molto bello. Sono entrata in un locale per comprare un gelato a mia figlia. E poi andiamo così, con un bel saltino, al giorno del matrimonio. Una bellissima location situata a Viterbo, che è praticamente a un'ora dai castelli andando verso nord. E bellissima location, bellissima sposa, bellissimo tutto. Cioè, era un misto gotico fantasy, anche i vestiti, insomma, gli arredi, tutto molto molto bello. Ovviamente non lo vedrete perché non è che ho avuto il tempo di fare riprese di tutto. Insomma, ci si accontenta e insomma si va avanti. Interni molto belli, come vi ho detto, tutto molto curato. Il menù è stato giusto, né troppo né poco, anzi, cioè, senso sempre troppo perché insomma, gli antipasti, capito? Ti fai che sei affamata, ti fai i piattoni, però, come dire, è stata veramente una bella giornata e come di uno si aspetta sempre, poteva andare peggio, invece dai, anche il clima era favorevole, poi questa, appunto questa specie di area adibita a eventi aveva veramente tutto, anche la zona animali, che è stato il top per mia figlia, ecco. Poi sono riuscita a convincere mamma a portarmi da Sephora, no, perché doveva comprare delle cose lei, e quindi ho detto no. Passo. Questo, diciamo, è il Sephora più vicino dove vivo, che è all'interno di un centro commerciale, quindi non è grande, è piccolina, però aveva diverse cosucce esposte. E che fai? Non intingi la mano subito la nuova palette di Anastasia, che me ne hanno parlato bene, e infatti devo dire che i luminosi è veramente molto sottili, cremosi e appunto tanto tanto luminosi. Sono rimasta piacevolmente colpita e, come dire, io la volevo saltare, però è tornata così nella mia wishlist. Poi c'era anche insomma uno spazio con un po' di rare beauty, che però non mi ha colpita particolarmente, perché devo dire anche i pack un po' plasticosi, ma non un po'. E poi c'era la nostra più amata dagli italiani, Natascia Denona, che sì, carina, ma non mi ha... Boh, non mi ha rubato il corazon come invece ha fatto. Guardate che differenza comunque con Anastasia. E insomma, può rimanere lì beatamente. E poi ho provato anche, ho toccacciato il famosissimo highlighter di Rare Beauty, che ho detto, oddio, quello sai che fanno tutta sta... è setoso di qua e là. Però poi alla fine era tutto glitter, un sacco di glitter, che ho detto sì, questo me lo metto sulla faccia e me lo ritrovo nei calzini. E poi che non dai uno sguardo alla nostra amica Uda, che l'ha sempre la più amata da me, con i suoi prodottini nuovi, sia per labbra che per contorno occhi, e poi niente, si va via. Ci siamo spostati dai suoceri e quindi altra location. Il sole è alto, picchia forte, 32 gradi percepiti 45, e quindi sto. Si vede mio, grazie della visione, un bacio.